Allora, intanto 500.000 sono il dato a ieri e vanno, i test vanno avanti perché, come sapete, in alcune regioni le scuole riaprono il 24. Mi rimetto la mascherina. E il dato è che non sono positivi, sono positivi al test sierologico. Adesso devono fare i tamponi. Quelli che saranno positivi anche ai tamponi non potranno andare a scuola. Questo a significare che è una campagna di screening importante, utile se non indispensabile. È già stato previsto nel decreto recentemente emanato che avranno la necessaria copertura economica per il periodo in cui dovessero essere impossibilitati ad andare a scuola.